Adesso continua il nostro ping pong però tra gironi, quindi questo continua andare tra nord e sud. Andiamo dallo stretto all'alto Tirreno Cosentino, perché ritroviamo su Stadio Radio, lo salutiamo e lo ringraziamo, il presidente del Praia Tortora Massara. Buon pomeriggio presidente, ben trovato. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Sto ascoltando molto attentamente la vostra meravigliosa trasmissione. Grazie. Devo dire che ci sono tante cose da dire, per cui non so quanto sarà il tempo che avrò a disposizione. Diciamo che cerchiamo di stare intorno ai tra i 7 e i 10 minuti, poi se si sfora un po' di più di meno, questo non... stavo scherzando, nel senso che io penso che le domande, visto che sono per tutti quanti le stesse, più o meno. Ecco, debba rispondere prima a quelle in ogni caso. Allora, sono d'accordo sicuramente con il signor Toscano che Toscano penso che non ci siano assolutamente le condizioni per concludere questo torneo, però ognuno di noi, voglio dire, ripete continuamente: io non vorrei essere nei panni del presidente che doveva prendere delle decisioni. In ogni caso dobbiamo cominciare a metterci, perché io vedo che alla fine tutti quanti sono d'accordo sul cristallizzare le posizioni di classifica, ad eccezione fatta per il fatto che si vada poi a garantire le posizioni di comodo della propria squadra. Questa è una cosa capisco, perché ognuno di noi, compresa la nostra società, ha fatto dei sacrifici, però poi ad una conclusione bisogna giungere. Io penso che per aderire a quelle che sono le condizioni più vicine al regolamento della federazione, bisognerebbe sicuramente cristallizzare così com'è il torneo, e quindi se è possibile fare una retrocessione ed una promozione con le squadre che al momento avevano dimostrato di essere le più forti, e non me ne vogliano quelle che sono all'ultimo posto in classifica, le meno forti. Se poi invece si comincia a parlare di possibili allargamenti eccetera eccetera, è chiaro che si deve tener conto anche delle posizioni di chi, per esempio come noi, eravamo in una posizione che poteva tranquillamente, anzi eravamo certi di disputare i playoff, e quindi avremmo trovato per una seconda via una cosa che magari poteva sembrare all'inizio del campionato una cosa difficile, ma che con i punti e con il campo ce l'avevamo conquistati. Quindi insomma bisogna che si prenda una decisione: o si segue una linea e si è tutti d'accordo che qualcuno deve rimetterci e bisogna rinunciare a dei sogni, e quindi fare in modo che le prime vengano premiate, le ultime purtroppo, ahimè, vanno verso una retrocessione, oppure non si arriverà mai ad una conclusione, perché ripeto, ogni squadra poi non me ne vogliono, io parlo del mio girone, gli amici carissimi della Rossonese sono secondi in classifica, sono a 4 punti in questo momento da una prima con 18 punti in palio. È chiaro che tutto è possibile, però non vedo perché dovrebbe essere la Rossonese, non il Praia o l'Acri o Praia Tortora o l'Acri o qualche altra squadra che comunque in questo momento ha secondo regolamento dovrebbe disputare i playoff. Allora o ci mettiamo tutti in un'unica direzione, oppure il prossimo campionato, come dicevo già la volta scorsa, lo faranno gli avvocati, perché insomma sarà difficile arrivare ad una decisione che sia per tutti uguale e che accontenti un po' tutti quanti. Penso sia quasi impossibile questo. Mimmo Toscano con noi. Sì, presidente, io sono contento di ascoltare delle parole di estremo pragmatismo da parte sua. Infatti la mia proposta era proprio questa, cioè per evitare che ci possano essere eventuali problematiche che coinvolgono le seconde, le terze, le penultime, aventi diritto play-out, aventi diritto play-off, si fa un discorso eccezionale, d'accordo tutti, e purtroppo chi ci va di mezzo ci va di mezzo, è una guerra, nella guerra purtroppo ci sono vittime da una parte e dall'altra, è uno stato eccezionale che non ha voluto nessuno. La prima sale e l'ultima retrocede. Per quest'anno si fa così, poi ci si siede a tavolino e si immagina, si prova ad immaginare e
a rimodulare il calcio dilettantistico calabrese e nazionale, direi io, con delle nuove regole di ingaggio, quelle che ci detterà la convivenza con questo virus e con le nuove, e qui voglio sentire la sua opinione, e con le nuove disponibilità economiche che sicuramente, se misere erano prima, adesso lo diventano ancora di più. Io mi inserisco solo un attimo per raggiungere un particolare che non so se sia praticabile, che mentre l'eccellenza ha il riverbero nazionale, poi perché comunque qualcuno in Serie D va mandato, già la promozione potrebbe essere, non lo so, è una mia ipotesi, essere gestita diversamente, visto che comunque inizia e finisce dentro una regione. Chiedo, ecco, anche il punto di vista del presidente magari. Ma sì, allora il discorso è molto semplice. Io penso che la proposta che è stata fatta, che è quella di congelare il campionato e quindi di cristallizzarlo, non abbia alternative. Partiamo da questo presupposto, perché già se in Serie A i protocolli sanitari che devono essere utilizzati vengono discussi perché impossibili, immaginiamoci nelle strutture che noi peraltro tutti quanti voi conoscete, o nei centri dove noi abitiamo, ma soprattutto mettiamoci nei panni dei genitori che hanno figli diciamo minorenni, dei quali noi comunque siamo responsabili, per cui è un'eventualità veramente molto remota. Per il resto io sono d'accordissimo su quello che dice Toscano, però il problema è che dobbiamo deciderci a farlo, nel senso che quando poi si ascoltano i presidenti o i vicepresidenti o gli allenatori, io capisco perfettamente che ci sono stati degli investimenti e delle cose, anche noi fino a poche giornate dal termine addirittura pensavamo di poter lottare per il campionato, poi purtroppo è avvenuta una cosa che nessuno si aspettava e che quindi ci impone di prendere delle decisioni, quindi o lo si dice veramente di accettare quello che dirà e deciderà la Lega per poi andare avanti e proseguire dove ce ne sarà la possibilità ovviamente, oppure diciamo non si può aspettare cercando poi ognuno attraverso quelle che sono le varie possibilità di rientrare attraverso di non entrare attraverso la porta ma di passare attraverso la finestra, nel senso che si potrebbe andare per meriti sportivi, allora voglio dire la nostra società, il Praia Tortora, forse a parte la Rossanese e l'Agri, è stata una delle poche società di promozione che ha militato anche nell'interregionale, ma sono discorsi che non in questo momento non hanno senso. Rispetto alla seconda domanda che riguardava il discorso economico, anche qua non bisogna essere ipocriti, nel senso che il calcio di dilettantistico al nostro livello ha poco. Io personalmente faccio l'imprenditore, per cui sono abituato a programmare, e dico che ci sono due step che dovremmo prendere in considerazione perché in futuro non si verificasse, comunque a prescindere dalle possibilità economiche che ci saranno, che alcune cose continuino ad esserci. Una è che una società, prima di iniziare un campionato, deve già sapere di quanti soldi può disporre e con quei soldi fare il campionato, perché altrimenti è molto semplice, come fanno tante società, fare un budget di 200.000 euro, fare uno squadrone che porta diciamo uccidere per metà campionato il torneo, poi arrivare a gennaio, non cominciare a pagare gli stipendi. Allora qua la lotta diventa impari, perché ci sono delle società che portano a termine il loro dovere nei confronti di tesserati che comunque nei confronti dei quali si è preso degli impegni, anche se si tratta di contributi o di rimborso spese, è giusto o non è giusto, gli impegni sono stati presi, ed altri invece che questi impegni li hanno presi ma non li mantengono e che comunque vanno avanti nel prosieguo. Quindi ci vuole da parte della società diciamo serietà in questo senso, quindi una programmazione, e se si hanno 10 lire bisogna contare su 10 lire, se ne hanno 30 su 30 non si può pensare di averne 100 e poi qualcuno ci deve rimettere, ma anche da parte dei calciatori, capire, voglio dire, cercare anche, faccio l'imprenditore nel settore dei servizi e
la selezione naturale all'interno di questi settori è una cosa fondamentale. Allora anche in questo campo la serietà di società di calcio, che comunque non sono aziende e quindi non hanno scopi di lucro, e a maggior ragione dovrebbero essere serie nel momento in cui portano avanti i loro discorsi, sono alla base di quello che è il discorso sportivo. Poi si parla di baresi delle persone del luogo, si parla di ritornare ad un discorso dilettantistico ancora maggiore. Io ci credo, io personalmente ci credo poco, perché nello sport lo sport è una gara e nella gara si vuole vincere. Quindi fondamentalmente sentire dei presidenti che dicono che parteciperanno semplicemente per spirito goliardico o semplicemente utilizzando le persone del luogo è una cosa che mi farà piacere sentire, ma alla quale credo poco. Per cui purtroppo ci sarà un enorme disagio da un punto di vista economico per la ripresa del prossimo campionato. Ognuno dovrà fare i conti con le proprie possibilità e in base a quelle farle. Chi non potrà farle non lo fa. Insomma, è una questione molto importante. Il calcio è qualcosa che deve associare e quindi va fatta in maniera seria dall'inizio alla fine. Presidente, grazie per il suo intervento esaustivo. Insomma, in bocca al lupo, a presto risentirci. Grazie a voi, grazie. Grazie. Grazie al presidente Massara del Praia Tortora.